Non va bene tutto, non puoi affrontare tutti gli argomenti indistintamente. Ci saranno sempre argomenti che fanno letteralmente presa in una conversazione, su quelli devi riflettere. So che a volte per mancanza di lucidità e di esperienza finisci a parlare di come i babbuini si spulciano, però non le interessa nulla a lei, a meno che non lavori in uno zoo. Gli argomenti di conversazione che utilizzi in una conversazione ti penalizzano o ti fanno risaltare. Cerchiamo di capire da cosa tenerti alla larga, per non farti percepire come letame e farla girare dall'altra parte, non prima di averti irruttato in faccia. 1. Figure imbarazzanti, ma davvero imbarazzanti che hai fatto, e situazioni dove enfatizzano la tua mancanza di intelligenza sociale. Complesso fare esempi, però a questo punto mettiamo tutto ciò che dici e che ti fa perdere appeal e dignità agli occhi della ragazza, cioè che tu non ti fai il bidet dopo aver fatto la cacca, ridendo, o che ti piace mangiare le croste della pizza avanzate dei tuoi amici quando vai in pizzeria, o che sei stato dietro ad una per un anno e ogni giorno le facevi regali, ossia quei discorsi, quelle conversazioni che faresti solo con un amico di cui ti fidi e sa che stai cazzeggiando e non ti giudica. Occhio, davvero. 2. Le ex. Parlare di una ex, a meno che non te lo chieda espressamente lei, è davvero una roba pessima. Dai l'idea di essere ancora attaccato a lei, come una lurida larva di cane. Parlare di te stesso e farlo nel solito modo, enunciando i soliti hobby. Cioè, prova davvero a sforzarti, a metterti nella testa di questa povera disgraziata. L'ha già sentito 1 milione di volte del calcio, della MotoGP e della Play. Prova davvero a scavare in profondità. 4. Dei suoi ex. Parlare delle sue esperienze per chissà quale motivo, perché magari vuoi capirci di più. È sbagliato, completamente. Magari le fai tornare alla mente ricordi negativi, o se ha ferite ancora aperte, va a girare il coltello nella piaga. E non fa bene alla conoscenza. 5. Politica e religione. Inutile commentare qua, vero? 6. Addentrarti troppo nella sfera familiare e via dicendo, specie se la conosci appena. Non sai la sua situazione, stesso discorso degli ex. Partiamo da qua.